One Podcast. Fra tutti i crolli di Wall Street, e ce ne sono stati parecchi, quello del 1929 non ha uguali nella storia dell'economia, tanto da aver portato gli investitori a compiere gesti sconsiderati, forse. Io sono Francesco Martinelli. Io sono Emilio Silvestri. E questo è Miti da sfatare! Oggi vi raccontiamo perché Non è vero! Che durante il crollo della borsa del 29 molti investitori si suicidarono lanciandosi dalla finestra. È un po' nell'immaginario collettivo, dovuto soprattutto ai film e ai testi di scuola, che a seguito di un grosso crollo finanziario gli investitori ormai sul lastrico possano perdere la testa e compiere l'insano gesto. Figuriamoci poi con il più grande crollo in borsa della storia dell'economia, quello del 1929. Ma le persone possono davvero arrivare a tanto? Sono molte le storie che circondano la Grande Depressione, ovvero quel periodo di crisi che colpì l'economia mondiale dopo il crollo del mercato azionario di Wall Street, quel famoso giovedì nero, ovvero il 24 ottobre del 1929. Come ogni evento drammatico, i racconti che ne seguono sono spesso generati da fraintendimenti o da notizie false. Chiaro. Uno dei più noti è quello per cui molti investitori, come detto prima, si buttarono dalle finestre dei palazzi di Wall Street. Ma la domanda è: tutto ciò è successo davvero? Allora, mi dispiace dirvelo, ma per fortuna non è così. Nessuno si è suicidato gettandosi dal palazzo di Wall Street o dai palazzi l'intorno, insomma. La realtà è che, durante il crollo del mercato azionario, andarono persi circa 50 miliardi di dollari. E gli investitori erano talmente sconvolti da quei numeri da vagare senza meta come zombie per tutta Wall Street. Non si capacitavano di esatto. Questa cosa da un giorno all'altro, chiaro. È anche vero che il tasso di suicidi in quel periodo aumentò vertiginosamente. Però parliamo dell'intera nazione e non degli investitori newyorkesi. Ma allora da dove nasce questa storia delle finestre, della gente che si lanciava dalle finestre? La verità è che un suicidio ci fu davvero durante il crollo del mercato azionario, ma avvenì il giorno dopo. Quindi venerdì. Il venerdì, esatto. La notizia venne comunicata niente meno che da Winston Churchill, il quale era in visita a New York quel giorno e vide un uomo saltare da una finestra di un edificio di 15 piani. Il bello però è che si ignora completamente il motivo di tale gesto. Potrebbe essere stato sì per il crollo dei mercati, ma dietro potrebbero esserci tantissime altre motivazioni, anche sue personali, diciamo. Però ora ci viene da chiedere, allora come è arrivato ai giorni nostri questo mito delle persone che si sono suicidate in massa quel giorno di ottobre? Una possibile spiegazione, anzi in realtà due, dell'origine di questo mito, ci arrivano dall'economista americano John Galbraith. La prima puramente e freddamente statistica, l'avevamo già accennato prima. Già da parecchi anni prima del 1929 il numero dei suicidi era andato gradualmente aumentando e questo numero continuò a salire durante la crisi, ma anche negli anni successivi alla crisi, quindi purtroppo questo è un trend costante. Evidentemente, dice Galbraith, i newyorkesi avevano molti altri problemi oltre al mercato azionario. Mister cinismo proprio. Vabbè, non era il suo mestiere. L'altra spiegazione che dà l'economista è invece un assunto da tenere in considerazione, che potrebbe aver alimentato il mito. Sempre il glaciale Galbraith dice di considerare l'immaginario collettivo. Dice infatti, si presume che, come chi ha grossi problemi con l'alcol o col gioco d'azzardo, gli speculatori rovinati siano inclini all'autodistruzione. In un momento in cui c'era abbondanza di risparmiatori sul lastrico, giornali e pubblico hanno forse dato come scontata questa conseguenza. A parte la delicatezza di Terminator... È vero. Perché veramente. In effetti non aveva tutti i torti su quest'ultimo punto, cioè sui giornalisti. Perché diciamo questo? Perché abbiamo trovato un articolo dell'umorista Will Rogers, che tra l'altro c'è anche la stella della Walk of Fame a Hollywood, quindi anche grande attore, che il giorno dopo quel famoso giovedì nero sul quotidiano Star Gazette scrisse: dopo il crollo di Wall Street bisognava mettersi in fila per ottenere una finestra da cui saltare. Ovviamente era un aneddoto nato da una notizia falsa per fare del sarcasmo. Però diciamo che non era il caso. Il black humor di 100 anni fa non è che proprio tutti lo capivano. È vero. A quanto quindi, pare. Forse questo è stato il problema, prenderlo troppo alla lettera. Quindi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che durante il crollo della borsa del 29 molti investitori si suicidarono lanciandosi dalla finestra. Ma questo non è l'unico mito da sfatare, ce ne sono molti altri e non vediamo l'ora di scoprirli insieme. A domani! Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Marco Maisano. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.